Buongiorno Claudio, abbiamo Ciao, Claudio ciao, ciao. Rocco, violoncellista e scrittore, è violoncellista solista dal 1980 al Clemenchik Consort di Vienna, spero di aver pronunciato bene quel Clemenchik, ed è anche compositore di musica da camera. Io ho avuto il piacere di leggere il suo libro che ha per titolo Racconti, apologhi e lettere d'amore alla musica. È edito da Luca Sossella, editore. Leggerei come presentazione appena un rigo qui dalla quarta di copertina dove c'è questa connessione che è singolare, insomma, no, tra musica e scrittura. Non sono molti i musicisti che scrivono, dove dice appunto della narrazione che nella sua intima essenza è per lui null'altro che uno dei nomi della musica. E nell'introduzione, questa breve frase cito, dice: in fondo, ogni scritto che si cerca di cesellare, di rendere bello, di offrire amorevolmente, è precisamente come una partitura musicale che vuole essere interpretata, attualizzata, eseguita. Allora cerchiamo di leggere questa partitura che è ricchissima di aforismi sulla musica, di racconti e ha una struttura di favola, una struttura di saga. Ci sono dei racconti che come dire, è una scrittura che prende sia, diciamo, la parte teorica sulla musica, sia questa parte di scrittura. È chiaro che potrebbero anche essere alcuni solo una serie di racconti. Ha preferito questa modalità che c'è sia, diciamo, la questione della musica che il racconto. In particolare, che ho riletto oggi con piacere, ho riletto Claudio, non so come chiamarla, la favola, una novella la chiami, una novella veneziana, la storia di Ester e di Salomone. Beh, io ho incontrato uno scrittore eccellente con questo libro. Allora, quella che è la mia grande curiosità, com'è questa? Qual è la più stretta connessione tra musica e scrittura che incontri nella tua esperienza? Se ci fai caso, proprio all'inizio io dico un racconto in molti, molti racconti in Sì. uno. Ecco, questo è la musica. Questo accade con la musica. C'è lo stile relativo a un periodo storico, relativo a una località geografica, la musica della Francia di Luigi XIV, oppure la musica di Roma ai tempi di Corelli, oppure quella di Wagner e così via dicendo, però io le intendo come una serie di varie intorno a un qualche cosa che è semplicemente la vita. Non si può esprimere se non attraverso immagini, parole, fatti, ma che nel suo cuore, nella sua essenza, non ha immagini, non ha ancora una forma. Allora, ecco, inseguire la musica in questo senso è cosa che non pertiene agli studi di conservatorio, nei quali al di là della tecnica strumentale, ciò che apprendi è una dialettica, è un saper usare il dizionario, di fatto è un dizionario perché la musica ha una sua retorica, col quale comporre una sonata o una sinfonia o una danza e rappresentare te stesso come rappresentante del tuo tempo, della tua nazionalità, della tua civiltà. Poi tutte queste cose vanno a scontrarsi là dove
l'ascolto della gente, dei fruitori della musica, di fatto rende la musica una bandiera, una rappresentanza appunto di un'identità, per cui ci sarà appunto la musica francese, il rock o il jazz o la classica, insomma vestiti di fatto. Al di là di queste divisioni c'è poi ancora una volta quell'esperienza ineffabile dell'ascolto che apre porte impossibili alla parola, accessibili alla poesia, che è ciò che della parola più si avvicina appunto all'esperienza musicale, o alla pittura quando si guarda appena oltre il racconto delle immagini, e finalmente la musica diventa ciò che è detto e stradetto in una formula che è persino banale, cioè un linguaggio universale. Questo a me è stato dato il privilegio di apprenderlo muovendomi verso l'India in età adolescenziale, né più né meno di quanto hanno fatto tanti miei coetanei, alla ricerca di una pipata di hashish pressoché legale, e un sogno di liberazione da questa morsa tremenda che stava diventando appunto il mondo occidentale per quell'idealismo naturale che abita la mente e il cuore dell'adolescente. Ora, in India io mi sono trovato di fronte a un mondo di musicisti che di fatto era obbligato dalla storia e dalla loro politica, sto parlando degli anni 70, ad essere rappresentanti di una cultura, poiché l'India, giovane, nata, si può dire, veramente soltanto nel 1945 con l'indipendenza e l'unità di tutte queste diverse etnie con diverse lingue e tradizioni, bene, l'India post-gandhiana, poi, che ho visitato io nei miei tempi d'adolescenza, voleva mostrarsi capace di essere un paese che dalle arti, che o con le arti, era in grado di darsi un'identità comune. E quindi dovevano lavorare su un materiale inesistente quasi, poiché non c'era stato prima del 1945 nessuna reale attenzione al procedere, ecco, storico del linguaggio musicale dell'India. L'avevano fatto un po' con gli inglesi, etnomusicologi di pignoli e pedanti anche, i quali avevano raccolto un po' a caso ciò che stava di fatto nelle due o tre corti di Maharaja del nord d'India o anche nel sud, però codificando questo linguaggio musicale indiano secondo un'intelligenza che nulla aveva in comune con quella dell'India. Dunque, quello che i maestri del 1970, per intenderci quegli stessi che visitavano i Beatles o i fan dei gruppi pop, rock, europei o americani che avevano scoperto l'India, sì, aveva di fatto le caratteristiche di qualcosa di assolutamente nuovo e fondato molto vagamente sulle esperienze che avevano preso dai loro diretti maestri. Cioè poche idee avevano di come eseguissero quello o quell'altro brano musicale tradizionale i loro nonni. Ora, sì, questo nel libro è... Sì, pardon, sì? Tutto questo lungo percorso che ho fatto era per arrivare a dire che appena superata la soglia di un rapporto formale, il musicista indiano cercava immediatamente di togliere alla musica qualsiasi relazione col tempo storico, con lo spazio geografico, cercando di raggiungere direttamente ciò che del suono diventava un linguaggio universale. Ecco,
Tutto questo volevo dire soltanto. Portare questo messaggio anche a una sinfonia di Beethoven o alla musica di Bach è un passo necessario, fondamentale oggi, perché la musica appunto possa essere un luogo di incontro delle diversità, da cui il mio libro. Sì, questo è anche, diciamo, il mito centrale, no, del libro, da dove si sviluppa la narrazione, cioè questa tua formazione musicale in India. E mi rimane ancora un interrogativo, cioè, e com'è che c'è stato anche l'approccio alla scrittura? Mi pare che tu stesso testimoni, insomma, che non è proprio pratica che si impara al conservatorio. Per dire così, un po' anche come gli architetti, sono pochi gli architetti che scrivono. E viene dalla necessità del racconto, com'è che si è, cioè, che oltre alla composizione, no? Alla composizione musicale c'è anche questa partitura che è quella con la penna, con la scrittura. Quando nella Torah, nella Bibbia ebraica, si giunge presto, tra l'altro, al momento in cui Adamo, nato, formato, creato, si è già mosso nel giardino dell'Eden, ha già nominato le cose del mondo, Hashem, Dio, che lo guarda, dice: non è bene che l'uomo sia solo. Lo tov Adam peyot. Insomma, vede questa necessità nell'uomo di avere un altro da sé. E dunque dice: farò un aiuto contro di lui. Un paradosso linguistico che in ebraico è dato dalla parola kenegedo. Ora, la parola kenegedo viene dal termine nagod, opporsi, ma anche narrare. Noi possiamo quindi dire che questo altro da sé che Adamo viene a ricevere attraverso la creazione di Eva, da un lato di sé, del suo corpo, sia di fatto opposizione necessaria al fine di sviluppare una vita dialettica con le cose del creato. E in questa opposizione è insito l'idea della narrativa, del raccontare. Infatti, solo per questo l'ho fatto. E l'ho fatto apprendendolo su quel banco di scuola che tutti possono avere dal momento che abbiano figli, oppure che comunichino con i bambini degli altri in modo tale da farli crescere nell'intelligenza. Io ho dedicato ai miei figli quel libro perché è dai miei figli che ho imparato a narrare. Il resto è stato un po' di attenzione alle regole grammaticali e sintattiche. Tutto qui. Va bene. C'è un punto in cui dici, ed è stato riportato anche nella quarta di copertina, sono un musicista. Più precisamente, sono un violoncellista della tradizione musicale classica europea. Nella mia quotidianità di studio, esercizio, viaggi, prove, concerti e riposo, non vivo nel mondo comune. Ora, c'è anche all'interno, nei primi testi, no, questa distinzione tra la musica e i suoni del mondo. Allora ti chiedo se questa via musicale, che è via originaria, e si avverte che non stai facendo un mestiere intercambiabile. La musica è il modo in cui sei entrato e viaggi nella vita. Allora mi chiedo se questa musica non sia questa che dà la forza e la via di intendere in un modo molto differente, perché questo libro si può leggere anche come una scrittura civile, c'è la società che è letta controcorrente e in altro modo. Ecco, mi chiedo se la musica non ti dia un modo
di leggere differente proprio quelli che tu hai chiamato i suoni del mondo. Cioè, Carlo, ho la sensazione che senza musica non lo colgano gli altri. Tutti vivono immersi negli stessi suoni del mondo, quasi senza capire nulla, per carità, quasi. Sì, voglio portarti alla memoria come erano fatti i grandi quadri di chiesa, quelli possibilmente costosi, per i quali era possibile al pittore passare molto tempo a dipingere personaggi. Nel 400, anche nel 300, soprattutto nell'epoca rinascimentale. Ebbene, c'era un tema e c'erano i personaggi di questo teatro. Supponiamo la Madonna col bambino appena nato e il Giuseppe che stava a assistere all'allattamento o cose di questo genere, ma tutti intorno noi vedremo sempre galline, polli, conigli, gente che sta lavorando, gente che sta costruendo case o ricostruendo case. Ecco, questo mondo che attorna le figure iconiche della fede, che senso aveva? Ecco, nella musica succede la stessa cosa, cioè la musica si contorna del mondo e cerca di condividere col mondo il più possibile per poter manifestare poi ciò che ha nel suo segreto, che è un rapporto con l'ineffabile. Ecco, ovviamente sto dicendo questo ribadendo ciò che ho detto prima, ossia che ciò che io cerco nella musica non è quella musica rappresentativa di un modo di vivere, di un'identità nazionale o che so io. Quindi non è una musica bandiera, ecco, se posso usare questa metafora. Allora, allo stesso modo, la scrittura che vuole raggiungere quello scopo che dico nel scrivere un racconto in molti, molti racconti in uno, non parafrasando i Tre Moschettieri, insomma, ma proprio intendendo dire che sto usando diversi modi per dire la stessa cosa, per comunicare la stessa cosa, per farla passare, per farti vedere questo messaggio. È semplicemente l'atto del musicista che si tuffa nel mondo e ne condivide i suoni più caotici alle volte anche. Per questo uno dei primi racconti, se così si può chiamare, o delle prime immagini, è quello dell'essenza senza pretese, cioè di questo attore di prosa, il quale si sta dedicando a uno spettacolo fatto di parole, ma di parole a caso. E di fronte allo stupore dei convenuti che hanno ascoltato questa affermazione, lui risponde: parole prese dal dizionario e date con i toni di un attore, quindi alcune in modo stentoreo, altre in modo dolce e carezzevole. Ma perché, gli chiedono? Semplicemente perché in questo modo ognuno ascolterà la sua storia, unica e irripetibile. Questa è una condizione assai simile, anche se paradossalmente, alla realtà attuale. Se noi usciamo appena d'un passo da un linguaggio di convenzioni, qual è quello che ci può offrire la televisione, la radio, il giornale, la notizia di cronaca, o l'argomentare su cose di interesse comune, noi presto dovremmo renderci conto che le persone traggono una piccola percentuale dal senso che colui che parla ha in sé e di fatto lo convertono nella propria storia personale. Questo porta, insomma, possiamo dire schematicamente a una sorta di dialettica che è sempre fatta di un 20-30%, nel migliore dei casi, di scambio profondo realtà interiore. Il resto si trova in una zona grigia fra
il luogo comune, la traduzione del materiale linguistico che è stato consegnato nel proprio immaginario e nella propria esperienza. Questo è un limite molto grande. Sì. Dimmi, dimmi. Sì, era una domanda ancora, una domanda che è sempre fatta e rifatta a chi ha una formazione di musica classica come la tua, ed è rispetto appunto a tutta l'altra musica che è emersa, no? E allora mi chiedo come queste, cioè quale sia la lettura, la tua lettura rispetto a questa altra musica moderna, insomma, a come è affrontata da chi ha una formazione come la tua. È una domanda che è semplicissima e chi non ragiona troppo di musica come me l'ha fatta più volte a pianisti, a musicisti che hanno una formazione classica, no? Non arrivo a capire se questa altra musica sia faccia parte, per dire così, solamente dei suoni del mondo, o se abbia, non tutta, ma abbia una sua narrazione, un suo linguaggio. Di fatto, non arrivo a formularla più semplicemente, ma... il numero di suoni organizzati, chiamiamoli così, che poi andranno a formare un discorso musicale, quel numero di suoni organizzati che è di fatto condiviso fra diverse culture, e quindi sia quelle etniche che quelle anche generazionali o culturali, in base cioè a delle scelte che per lo più sono di mercato, fra l'altro, che vedremo per esempio fra un ascoltatore di musica rock leggera o comunque pop e di musica classica, sono poi alla fine molto pochi, ma ci sono e vengono a corrispondere di fatto a dei fenomeni naturali, cioè alle corrispondenze numeriche, matematiche, dei suoni intesi come vibrazione, come movimento vibratorio. Ragion per cui un accordo suonato alla chitarra da un ragazzino che se l'è comprata da qualche giorno e vuole imparare un paio di canzoni da cantare alla ragazza che vuole innamorare, non è diverso, o quantomeno non ha diversa origine di quello stesso accordo all'interno del poderoso edificio della musica classica o delle musiche orientali. Quindi qualche cosa che ci unisce, essendo il fatto di avere due occhi, un naso, una bocca e due orecchie, non importa quale sesso noi si abbia o quale età e quale origine, ci unisce anche in quel linguaggio essenziale e primordiale della musica. Però finisce veramente lì. Il resto è la volontà che noi possiamo avere o non avere, di guardare oltre l'esperienza, posso dire, linguistica o retorica della musica. È il punto in cui la musica diventa teatro, teatro nel senso greco, di luogo in cui si vede. E nel teatro della musica non c'è limite a ciò che noi possiamo suggerire alla visione. Quindi il problema di educare qualcuno ad ascoltare Bach anziché ad ascoltare Sanremo e le canzoni di Sanremo non è un problema
fondato su difficoltà intellettuali, ma soltanto di mercato, cioè della volontà o meno di offrire le opportunità di un certo tipo di ascolto. Questa cosa è chiaramente provata dal fatto che nei tempi di Corelli o di Bach non fosse necessario avere una laurea o un diploma di conservatorio per andare a sentire la musica di Handel, di Bach o di Corelli. Diverso è già ciò che accade nella seconda metà dell'Ottocento, dove il discorso musicale si lega talmente tanto alla volontà narrativa e descrittiva che è necessario avere un bagaglio culturale per poter seguire il discorso di una sinfonia o di un'opera di Wagner. Bene, siamo giunti, Claudio, a termine del tempo sì. disponibile di questo incontro. E ti ringrazio molto per questo primo incontro. È l'inizio di una chiacchierata, auspico che proseguirà in altre occasioni. E voilà, io rilascio la parola a te e per i saluti e poi passo la linea a Riccardo Cristiano in regia. Grazie Claudio Ronco. Ringrazio io te. Vorrei lasciare la parola sì. a Giovan Battista Marino, poeta del 600 italiano. Sì. Che parla di Dio, ma in realtà parla allo stesso modo anche dell'arte e della musica. Con queste parole: è questo spirito agitante e nutritivo, il protomaestro creatore, dispositore, governatore, che vive per entro tutta la mole della natura, fu dai platonici anima del mondo nominato, perciò che vivificando le membre di questo immenso corpo e con armonico groppo insiememente legandole, il concento dello strumento mondano rende consonante. Queste qua. Grazie infinite. Grazie. Shalom. Ancora Claudio, ci sentiamo. Shalom.